Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti. Neanche il tempo di stare troppo indietro a guardarsi, a leccarsi le ferite, perché si pensa già al futuro. Con l'annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni c'è il nome, no? Non è un nome ancora ufficiale, non è un nome ancora annunciato, ma è il nome in questo momento più caldo, quasi più verosimile, no? Quello di Sergio Conceição, perché è portoghese, come nuovo allenatore del Napoli. Con Raffaele Auriemma tra pochissimo avremo anche dei collegamenti per saperne qualcosa in più. Intanto Raff, raccontaci quello che sei tu, buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Io sinceramente, lo sai come lavoro, perché lavoriamo insieme da tanti anni. Prima di dire che sarà Sergio Conceição il nuovo allenatore del Napoli, io aspetterei qualche informazione, diciamo, più concreta, perché mi risulta che il presidente del Porto, Pinto da Costa, non è che sia così convinto di lasciarlo andare. È vero, Sergio Conceição ha un contratto che scade adesso, però non ho capito ancora quali possibilità ha il patron del Porto di trattenerlo ancora, perché sai, in 4 anni comunque Conceição ha ottenuto grandi risultati con la formazione lusitana e ha vinto 2 volte il campionato, ha vinto la Coppa di Portogallo. Tra l'altro la curiosità è che lui ha un agente che si chiama Jorge Mendes, ma non è il Jorge Mendes di Gattuso. Quello di Gattuso è solo l'intermediario di questa operazione. Quindi sono veramente curioso di vedere come andrà a finire, perché probabilmente non è detta l'ultima parola anche per Spalletti. Quindi aspettiamo ancora qualche ora. Tra domani e dopodomani potrebbe esserci una schiarita sul nome del prossimo allenatore del Napoli. Sì, e tra l'altro Raffaele, molti amici che ci scrivono al 339-666-9990, che è il numero per i WhatsApp, lo ricordo, sono un po' delusi perché magari avevano fatto la bocca ad Allegri, ma attenzione, noi non abbiamo mai detto che sarebbe venuto Allegri ad allenare il Napoli, quindi non è colpa nostra eventualmente, cioè non è che arriva con Conceição perché non è arrivato Allegri, o almeno non è quello che risulta a noi. Raffa, confermi? No, ma è così, infatti Allegri ha un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis, si sono sempre sentiti in questi anni, però Allegri ha intenzione di allenare una squadra che è in Champions e che magari può anche vincerla la Champions, per cui la prima possibilità è che ritorni alla Juventus, ma non è tramontata l'ipotesi che possa andare alla Real Madrid. Con il Napoli fuori dall'Europa League non so quali strumenti di persuasione potrebbe avere Aurelio De Laurentiis per convincere un grande allenatore come Allegri a venire a Napoli. Per questa ragione, quando si ha a che fare con il presidente De Laurentiis è sempre un errore lanciarsi sui nomi e dire è questo qui, perché può cambiare tutto all'improvviso. Noi tra l'altro, attraverso anche dei media, eravamo convinti che Sarri andasse ad allenare la Roma, poi abbiamo visto che la Roma ha preso a sorpresa Mourinho, quindi perciò dico calma, chi fa la nostra professione deve avere un po' di cautela, e prima di annunciare l'arrivo di un calciatore o di un allenatore deve esserne certo al 150%. C'è un amico che scrive buongiorno, questo silenzio stampa che prosegue è vergognoso, i tifosi vogliono spiegazioni per quello che è successo domenica sera, lo scrive Gianluca, e non ha tutti i torti Raffaele, no? Ora senza stigmatizzando magari l'aggettivo vergognoso che è eccessivo, però no, qualcuno dovrebbe metterci la faccia, perché comunque il Napoli ha avuto un finale di stagione drammatico, sportivamente qualcuno parlare. È il presidente De Laurentiis, sì. Finale di stagione, Andrea, diciamo l'ultima mezz'ora, sì, dell'ultima partita, l'epilogo, perché, fino al 24esimo di Napoli-Verona il Napoli era in Champions League, ed era in Champions League non perché c'era sempre stato, ma perché ha fatto una cavalcata poderosa dal 7° posto dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ve lo ricorderete, no? Il 4-2. Piuttosto il Milan, che è arrivato in Champions League proprio negli istanti finali dopo essere stato per 18 settimane
in testa alla classifica. Cioè il Milan è stato in testa alla classifica per lo stesso numero di partite che ha visto l'Inter poi vincere lo scudetto. Quindi il Napoli ha fatto qualcosa di importante, speravamo nella clamorosa rimonta che non c'è stata soltanto per quel maledetto gol di Faraoni. Io speravo che il presidente De Laurentiis una volta tanto si esponesse esprimendosi ai microfoni di Sky verso l'istituzione arbitrale che anche quest'anno al Napoli ha tolto qualcosa di importante. Ma io mi chiedo, se un presidente perde 50-60 milioni perché Calvarese assegna un rigore inesistente alla Juventus, ma tu, Andrea Falco, se fossi il presidente del Napoli, non dico ti incazzeresti perché non fa parte del tuo personaggio, ma qualcosina la diresti o no? Io non avrei aspettato il risultato finale, sinceramente. Io avrei chiamato qualche amico giornalista, visto che ne ho tanti, se sono Aurelio De Laurentiis, e avrei rilasciato qualche dichiarazione, ma all'indomani di Juventus-Inter, per far suonare poi eventualmente un campanello d'allarme. Ma questo è un vecchio discorso che abbiamo fatto anche relativamente al 2018. Ti voglio leggere, Raffaele, il messaggio che ha scritto Victor Osimhen sul suo profilo Instagram per salutare Gattuso. Sei stato determinante per la mia crescita, non solo come calciatore ma anche come uomo. Ho apprezzato tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo. Ti ho ammirato come calciatore e poterti chiamare boss, mister è un qualcosa che non potrò dimenticare facilmente. Avrò sempre grande stima e considerazione di te. Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura. Non è un mistero che Osimhen avesse scelto Napoli anche per Rino Gattuso, no? Ma guarda che questo è il sentimento di tutta la squadra, Io credo che in tanti scriveranno parole di questo tipo per Rino Gattuso. Tu mi vedi bene in TV? Benissimo. Ricordiamo che siamo anche in TV. Benissimo, sul 655 del Digitale Terrestre, ma ci ritroviamo tra pochissimo perché adesso abbiamo un breve break pubblicitario. Tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Caro Raffaele, ti farà piacere salutare il nostro primo ospite, campione d'Italia con la Lazio 99-2000, la Lazio di Eriksen, ma anche un po' di Sergio Conceição. Al telefono con noi Marco Ballotta. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Marco, buongiorno. Anche da parte mia. Ciao. Vogliamo parlare un po' di questa voce, commentare un po' di questa voce che accosta Conceição al Napoli, Marco, con te, con la solita domanda che si fa in questi casi, no? Che tipo di prospettive d'allenatore dimostrava il Conceição giocatore e se oggi hai avuto curiosità, insomma, nel seguire il suo Porto, se ti sei fatto un'opinione del suo modo di stare in panchina, no? Dopo aver conosciuto da vicino quello di stare in campo. Beh, da giocatore fai fatica a fare delle considerazioni su quello che potrebbe essere il futuro di un giocatore a fine carriera, se può fare allenatore o meno. Sinceramente, ma è un discorso come poteva valere anche per Simone Inzaghi, ecco, non sembrava che avesse le caratteristiche come magari poteva averle Mancini da giocatore già in campo. E anche Sergio era uno di questi, ma invece strada facendo si è dimostrato un buon allenatore, ha ottenuto dei risultati, col Porto sta facendo bene, quindi insomma penso che sia già pronto per il nostro campionato eventualmente. Ecco Marco, ma secondo te è uno che può incarnare, dicono, il nuovo Mourinho, se non addirittura il Ciolo Simeone? Lo vedi incarnato in questo tipo di allenatore che tutto sommato potrebbe essere anche l'ideale per una piazza come Napoli? Ma sai, possiamo fare delle considerazioni, arrivare ai due allenatori che hai citato, insomma di strada bisogna farne, hanno ottenuto dei grossissimi risultati, dico più Simeone che Mourinho perché Simeone adesso sì, ha una squadra di altissimo livello, però è l'Atletico Madrid, non è l'Inter, cioè poi se te lo togliere assolutamente, parliamo di una squadra che ha vinto lo scudetto per la Liga per già la seconda volta, in campo internazionale va sempre avanti, quindi insomma è un allenatore che anche da giocatore lui dimostrava che poteva essere un allenatore e ha portato la sua mentalità da giocatore. Questo può succedere anche per Conceição, sinceramente è un tignoso, uno che è un perfezionista,
non lascia mai niente di intentato, e vedo che le sue squadre danno sempre un qualcosa in più a livello caratteriale. A proposito di carattere, Marco. Sì. Leggevo che i compagni di squadra dell'Inter, quando lo vedevano, gli cantavano la canzone "Tristezza, per favore vai via". era un po' lunatico, andava capito sinceramente, anzi noi eravamo anche spesso insieme e sì, alternava giornate positive o momenti positivi e momenti negativi velocemente, ecco, questo sì. Poi magari diventando grande si è un po' modificato, sì, sicuramente, perché sì, se l'allenatore ha ancora questa alternanza di umore così veloce non va troppo bene, anche però se io penso Marco alla storia recente del Napoli e guarda quelli che hanno fatto benissimo: Sarri, Mazzarri, Reja, mi sembrano tutti tipi molto molto particolari, cioè diversamente solari, ecco, mettiamola così. Se fai l'allenatore qualche cosa devi avere in più o in meno, perché è un ruolo veramente difficile, veramente difficile. Poi abbiamo toccato con mano quest'anno con Rino, che sinceramente pensavo, insomma, non è stato messo nelle condizioni secondo me ideali per poter far bene. Che intendi? Quando dici non è stato messo nelle condizioni, a che cosa ti riferisci? No, troppe polemiche in un momento dove sinceramente bisognava lasciarlo lavorare, tutti dovevano tirare dalla stessa parte, un po' anche il presidente, non è che insomma gli abbia dato carta bianca e l'abbia messo nelle condizioni giuste, per quello che vedo io da fuori, poi magari posso sbagliare. Sì. La vedo come te io. Vorrei coinvolgere un attimo nel discorso un altro ospite, poi salutiamo tra un po' Marco Balotta, che so che ha anche altri impegni. È un piacere fare due chiacchiere di mercato sulla panchina del Napoli, soprattutto in questo momento, con un guru della categoria, Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, anche tu te la senti di annunciare l'arrivo di Sergio Conceição sulla panchina del Napoli? No, in questo momento ancora no, anche se tutto lascia pensare che sia così. Beh, è chiaro che aspettiamo questo incontro per capire come andrà a finire. Però mi sembra che la strada intrapresa da Laurentiis sia molto chiara, no? Sì, Marco, per salutarti, tra i nomi alternativi circola sempre anche quello di Simone Inzaghi. Sappiamo che in passato De Laurentiis aveva comunque manifestato la stima per questo tecnico, anche se non abbiamo proprio notizie di primo pelo su contatti in epoca recente. Tu cosa ne pensi però? Sarebbe una soluzione giusta? Come uscirebbe Simone Inzaghi dalla Lazio, dove ha fatto benissimo, ma pare che qualcosa si sia un po' rotto alla fine, no? Ma con Lotito non è mai rotto e non è mai aggiustato, nel senso che non lo sai fino all'ultimo momento, ti tiene sempre sulla corda. È indubbio che Inzaghi, insomma, non dico che è arrivato un bivio, è 20 anni che è lì, ha solo allenato solo la Lazio, e anche cambiare ambiente potrebbe essere una cosa stimolante, anche se non l'ha mai fatto, quindi è un punto interrogativo. Poi è indubbio che in questi 2 o 3 giorni si decide un po' tutto, cioè, perché adesso c'è molto fermento su tanti allenatori. Grazie mille Marco per essere stato con noi. Grazie a Marco Ballotta, ex compagno di squadra ovviamente di Conceição alla Lazio, campione d'Italia. Non so se hai qualche altra considerazione per Carlo Laudisa. La curiosità per Carlo Laudisa è: ma Gattuso quale squadra allenerà l'anno prossimo? Lo capiremo domani, perché domani è il programma, il vertice tra Lotito e Simone Inzaghi. E Gattuso è dietro l'angolo, perché ci sono anche altre voci che hanno associato Gattuso alla Juventus, che ancora non ha preso la decisione finale, però tutto lascia credere che Pirlo sarà sacrificato. C'è la candidatura forte di un ritorno di Max Allegri, e in alternativa ci sono altri nomi, tra cui appunto quello di Gattuso. Si è parlato anche del Tottenham per Gattuso, però la pista Lazio non va trascurata. E invece ti faccio due o tre nomi così al volo. Se non è Napoli, Sarri, Allegri e Spalletti, che fine fanno, Carlo? Sarri, Allegri e Spalletti per il Napoli? No, in generale, per il loro futuro. In generale. No, di Allegri ho già detto. Sì. Allegri
ha varie frecce nell'arco, quella più prossima può essere quella della Juventus, però attenzione anche al Real Madrid e al PSG. E per quel che riguarda invece Sarri e Spalletti, mi sembrano in questo momento una lista d'attesa pericolosa, perché per un motivo o per l'altro non vedo panchine per il loro livello, nel senso che è evidente che i nomi che stanno facendo, per esempio a Firenze in questo momento c'è il contatto con Fonseca, quindi che poteva essere un'altra piazza per i due toscani come Sarri e Spalletti allettante, però evidentemente a Firenze stanno cercando anche di risparmiare per l'ingaggio, perché comunque stiamo parlando di due allenatori che hanno ingaggi importanti come cachet, e quindi li vedo un po' fermi in questo momento. Io ho una domanda per entrambi, cioè parto da Raffaele e la giro anche a Carlo e poi salutiamo. Esiste anche un mercato direzione tecnica per il Napoli, anche perché leggevo per esempio di tanti accostamenti nell'ultimo periodo per Cristiano Giuntoli, l'ultimo addirittura secondo Marca un interessamento del Real Madrid, niente poco di meno. Guarda, Cristiano Giuntoli ha dimostrato in questi anni di essere molto bravo a scegliere i calciatori, a scegliere gli allenatori e a far quadrare il bilancio, perché a parte i calciatori che lui ha acquistato, ma per esempio Osimhen è stata una sua intuizione scaldeggiata fortemente e i frutti sono arrivati. Io credo che l'unico calciatore che ha reso meno di quello che ci si aspettava dal mercato di Giuntoli sia stato Stanislav Lobotka, che comunque ha avuto tutta una serie di traversie anche personali nella sua esperienza napoletana. Però ti voglio far notare che quando lui ha scelto gli allenatori, cioè Sarri e Gattuso, mi pare che male male non siano andati. Quindi credo che Cristiano Giuntoli, che è ancora titolare di un contratto di 3 anni con il Napoli, secondo me uscendo dal Napoli qualcosa da fare la troverà sicuro. Cosa ne pensi, Carlo? Ma io sono d'accordo con Raffaele, secondo me alla fine rimarrà, perché il suo lavoro è già sotto gli occhi di tutti, c'è peraltro il contratto triennale, non vedo all'orizzonte offerte così invoglianti da indurlo a mollare. È chiaro che con De Laurentiis ogni giorno è sempre impegnativo sotto tutti i punti di vista, ma il logorio mi pare che i protagonisti di questa vicenda lo sopportino bene. Grazie Carlo, un abbraccio, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Ciao Carlo, grazie. Ciao. Grazie a Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport. Prima di fermarci leggo un'indiscrezione che arriva da Sport Italia. Per il Napoli ci sarebbe l'idea Davide Zappacosta come successore di Elsie Usai. Ricordiamo che Zappacosta rientrerà dal prestito al Genoa, dove ha fatto discretamente quest'anno, rientrerà al Chelsea, ma ha un contratto in scadenza nel 2022, quindi un solo anno. È comunque un'occasione di mercato per un giocatore che è un 92, quindi non è giovanissimo ma è ancora nel pieno della carriera. Cosa ne pensi, Raffaele? Può essere un nome giusto? Mi è sempre piaciuto Zappacosta, è uno di quelli, è un po' come Usai, è di alto rendimento, se cerchi la tecnica da lui non la trovi, la qualità, la continuità, la corsa, anche i gol fanno parte del suo bagaglio tecnico. Credo che se il Napoli dovesse prenderlo ci sarebbe un ulteriore arricchimento su quella corsia. D'accordo con te, dobbiamo fermarci qualche istante e poi ci dedichiamo interamente a voi allo 081-63633 per le telefonate, poi 339-666-9990 invece per WhatsApp scritti e vocali. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. 081-63-6363 per intervenire al telefono con noi. Nel frattempo, Raffaele, ascoltiamo qualche messaggio vocale pervenuto sì. Al 339-666-9990. Eccone uno, eccolo qui. Sempre Gianluca da Fuorigrotta. Solo dire una cosa vergognosa per quello che hanno scritto a Zaccagni. Una cosa vergognosa. Sicuramente chi l'ha scritto è un leone da tastiera, ignorante. Noi non siamo
come gli altri. Noi siamo in Napoli, napoletani, e queste cose non le dobbiamo fare. Vergogna chi ha scritto quella cosa, vergogna, sei un pezzo di... Va bene, noi possiamo soltanto ovviamente sottolineare tutte queste parole, e credo che ci siamo già spesi tanto, Raffaele, sulla cattiveria, la deriva dei social network. Te l'ho già detto, Andrea, non bisogna dare importanza a quelli che utilizzano i social per offendere e attaccare. Meno visibilità gli diamo, meglio è. E quelli piano piano si estingueranno come il virus. Il virus deve andare di persona in persona. Se noi lo blocchiamo e non gli diamo, io blocco tutti quelli che mi offendono sui social, quelli che mi criticano, benissimo, la critica è importante, quelli che offendono e attaccano li blocco. Se li blocchiamo tutti, dopo non avranno più dove andare a rompere le palle. Luigi al telefono con noi, ciao, buongiorno. Ciao. No, è caduto Luigi, e quindi ascoltiamo un messaggio vocale che come sempre raccogliamo al volo. Raffaele, buongiorno, buongiorno Falco. Buongiorno. Una domanda per cortesia, una risposta tecnica se possibile. Il mistero per chi non ha giocato Diego Demme, quella meraditissima giornata, è perché l'hanno visto tutti che vedi un centrocampo in difficoltà e non mette l'unico calciatore tecnico in campo? E guarda, mi sto scervellando, veramente non ce la faccio. Grazie, aspetto la risposta. Te la do io la risposta tecnica, amico mio, che ti stai scervellando pensando che con Demme il Napoli poteva fare qualcosa di diverso. Il Napoli ha giocato male, tutti e 11, non solo Bakayoko, tutti e 11. Gattuso ha preferito Bakayoko nelle ultime due partite perché ha giocato contro formazioni che non hanno il fraseggio basso, lanciano i palloni alti nella ricerca dell'attaccante centrale, e a centrocampo ti serviva uno alto come Bakayoko. Questa è la logica tecnica, ma certamente non è che possiamo dire che il Napoli non si sia qualificato perché ha giocato Bakayoko al posto di Demme. Vi prego di non arrivare a questo, se no veramente siamo a dei livelli proprio minimi. Salutiamo Leandro che è in linea con noi, ciao. Ciao, buongiorno ragazzi. Allora, prima cosa volevo chiederti, Raffaele, ieri ti ho sentito, non ho potuto chiamare, che riguardante anche questo messaggio di questa che chiamato il signore, la domanda che io mi faccio non è se ieri si giocava pure Gesù, con tutto il rispetto parlando, domenica, la partita sarebbe finita lo stesso, con quella maniera. Io questa impressione ho avuto. Non voglio dire che il Napoli c'era l'ho avuto anche io questa impressione. L'ho avuto anche io. Oh no, però vorrei chiederti una cosa, Raffaele, visto che voi siete dentro queste cose. Non voglio chiedere tu, devi dire le cose che stanno, non mi permetto queste cose. Però qualcuno della società che venga, perché io sono un tifoso da 40 anni, quando sono andato con la maglietta azzurra, ho dovuto spiegare ai miei figli, sono quasi per piangere, perché il Napoli ha fatto una partita. Qualcuno della società che venga a spiegarci il perché, i bonus, no, ho sentito tante di quelle storie, il Verona avrebbe produzione, il Napoli avrebbe dovuto pagare bonus, non si è capito niente, qualcuno ci deve spiegare perché tutti i giocatori, hai ragione Leandro, e l'abbiamo già sottolineato prima, io devo interromperti soltanto perché arriva un'ultima ora clamorosa. Vai. Dal Corriere dello Sport, Raffaele, lo stesso giornale che ieri aveva annunciato che Sergio Conceição sarebbe stato il prossimo allenatore del Napoli con un perentorio Sarà, oggi ci dice che salta Sergio Conceição, divergenze contrattuali sorte nella notte, doveva essere presentato mercoledì ma è saltato, quindi all'improvviso siamo di nuovo così persi mezzo della tua strada a cercare il nuovo allenatore del Napoli. A me dispiace che un giornale importante come il Corriere dello Sport, diretto da un giornalista importante come Ivan Zazzaroni, faccia queste fughe in avanti. Gli è successo con Sarri alla Roma, è fatto, eccolo qua, arriva oggi, prende notte, e la Roma ha preso Mourinho. Con Conceição io lo so, non era